Ciao cari Vapers, sono sempre io, Leandro, di Amici del Fumo, e questa volta voglio recensirvi un liquido americano. Ma prima di farlo vi devo raccontare una piccola storiella. Sapete cosa è un paperboy? Dovete saperlo perché è proprio da qui che inizierà la nostra storia. Il paperboy, conosciuto in Italia come portagiornali, è una delle figure lavorative più comuni in America. Iniziano molti a fare questo lavoro per guadagnare qualcosa per i periodi estivi, per avere una certa indipendenza. Ebbene, questo era il lavoro di Charlie, un ragazzo dalle alte vedute. Voleva sfondare, ma ancora non sapeva come. Si avvicina al mondo dello svapo e tra una fatica e l'altra, a fine giornata, torna nel ristorante del padre dove ad aspettarlo c'è sempre una nuova ricetta, scritta sulla lavagna all'ingresso del locale. Prende spunto da quelle ricette e realizza i suoi liquidi, li fa provare e da lì in poi il passo è breve per mettere su dal nulla la sua azienda, che diventa in breve una delle più grandi nel mercato della produzione di liquidi per sigarette elettroniche, la Charlis. Le sue ricette oggi sono famose in tutto il mondo e la sua prima linea di liquidi domina il mercato insieme ad altri marchi. Oggi recensiremo la sua ultima creazione. Vai con la sigla! Nuova, nuovissima recensione. Questa volta recensiremo il Mister Meringa a fragola. Eccola qui la donnina che porta le ceste di fragole. Ecco sempre la solita malformazione fisica che hanno queste donne con quella faccia a forma di torta. Ora comunque adesso da poco ho fatto la resistenza, in realtà io già l'ho bagnato perché comunque siamo stati interrotti più e più volte, se venivano sempre persone, quindi non abbiamo potuto fare la recensione come si deve. Quindi ogni tanto fermavo, eccetera. Infatti comunque l'ho appena, no, lo devi dire, perché l'ho appena bagnata, ho fatto una parallel 6 e 6 spire su punta da 3, è uscita una 007 di acciaio chirurgico. Ho bagnato già la nostra resistenza, dall'odore sembra, cioè la fragola, la fragola sembra che fascina. La meringa, sì. Ok, comunque ora andiamo a bagnare. Proviamo. Già provato. Lo stavo svapando. Allora, buono. Adesso mi accaldo a freddo. Perché anche lui l'ha provato prima. Purtroppo l'ho detto, ragazzi, siamo stati buono. Si sente sia la fragola, prevale la fragola come dall'odore. Però si sente anche il sentore di meringa. L'odore non è gradevolissimo, devo dire, perché non è gradevolissimo. La senti la meringa? Perché è meglio che... A differenza di quella limone, che a me non è piaciuto tanto perché si sentiva troppo il limone. Era un limone troppo forte. A me il limone era troppo forte. Nemmeno a me il limone. Tanto. E io sono un amante dei limoni, però quello disgustava perché era limone. Era troppo forte però. Allora, cosa ne pensi? Molto dolce. Buono. Ma forse non è nelle mie corde. Come dall'odore, che per me era sgradevole, non lo vedo molto molto buono, neanche a svapata, diciamo, alla svapata. La meringa si sente, la fragola poco. Però è un gusto che rimane fino a se stesso, secondo me, non è... Passa anche a Lucio, il lomone Lucio. Sì, è buona, gigante buono. Zuccherina, no, è una tua zuccherina, che non è spiacevole, è buono come liquido, ha ragione. Però non è nelle mie corde, potrebbe... Vabbè, già hai detto.
tutto passato, ci sta la vista. No, mi sta facendo, non dire. Non ti quasi la faccio, ascolta. Però c'è una odore che non lo so, anche in mare. Vai, vai, fuma, fuma. Posso? Prego, prego. Grazie. Sì, comunque anche a me non mi ha fatto proprio impazzire, la sincera verità, non mi ha fatto proprio letteralmente impazzire. Vabbè, dopo me lo regali. No, è buonissimo, ma c'è. Abbiamo discusso. Allora, luce. Luce. Rimane la bocca. Rimane la bocca buona. Lascia la bocca buona. Anche se è primo impatto. Non è un liquido fatto per me. Non è fatto per me. Mio. Vabbè, mio. Abbastanza dolce. Abbastanza dolce. Non è neanche fatto per me. E perché è fatto? Scusa, siamo qua tre no. Giovanni vuole provare, Giovanni vuole provare. Facci provare. Vai. L'infortunato. Allora. Il primo dino un attimo, sto provando. La fragola la sento poco. Sinceramente. Mi sento sul fragolo. No, io no. Io sento quel retrogusto leggero di fragola. La fragola no, no, si sente la fragola molto, però sì, il retrogusto si sente la meno. Sì. A me da così. Ma io sento molto la fragola con leggero tocco come di l'odore. Sensazioni soggettive, però sinceramente prevale la meringa. Cioè io non la sento la fragola. Sì. Vabbè. Pareri discordanti. Però è buono, fammi fare un altro. Non è male, però non. Allora ci sono pareri discordanti, quindi per questa volta potete salire o no su questa giostra di Amici del Fumo. Quindi non sarà, non sarà nemmeno l'ultimo giro, l'ultima corsa. Il liquido non costa né troppo né troppo né poco. Né poco. Presto, dai, il prezzo. È un prezzo onesto, ragionevole. Un po' per tutti ragazzi, per 5 euro ma che cosa iscrivetevi al canale e mi raccomando, Amici del Fumo sarà sempre con voi nel vostro spirito. Amen, amen.